Certo, in pratica si tratta di andare sempre dritti. Qui verrebbe sonno pure uno che si è fatto 2 litri di caffè praticamente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti su American Truck Simulator. Questo gioco ce l'ho da circa 2 mesi. L'ho comprato, ho comprato i DLC, non l'ho mai giocato perché sono molto molto legato a Euro Truck Simulator 2. Però c'è un evento speciale con il quale, facendo 500 miglia in modalità World of Truck, si vince una colorazione speciale per il camion in omaggio al primo dei giochi di camion che ha fatto la stessa software house che ha realizzato questo, che è stato realizzato 18 anni fa. Quindi siccome questo Paint Job mi piace questo fatto che è in onore di questo gioco vecchissimo, ho deciso di fare il grande salto e entrare negli States. Come vedete, per l'occasione ho messo una maglietta personalizzata, non so se riuscite a vederla, comunque è una maglietta in stile States, mi pare anche giusto, insomma alla fine andiamo in America. Mi sono fatto questo fighissimo Mac full black e ci andiamo a fare il nostro primo lavoro da 500 miglia. Speriamo che vada tutto bene perché in America non ci ho mai guidato, soprattutto non ci sono mai stato, mentre con Euro Truck Simulator 2 vedo dei posti in cui nella maggior parte non ci sono mai stato, però in alcuni sì. Quindi andiamo a trovarci un lavoro qui su World Truck, deve essere di almeno 500 miglia. La sede della mia azienda ovviamente non poteva che stare a San Diego. C'è questa ruspa da San Diego a Truckee, da 568 miglia, quindi questa qua dovrebbe riuscire a farci vincere questa skin personalizzata. Rimarremo in California per tutto il viaggio, non perché io lo sappia ma sta scritto lì, e io direi di prendere sta ruspa, va. Si tratta di un bitumen, meglio specificato, pesa 16.500 libbre. Ora, come voi sapete, una libbra corrisponde a 453,592 grammi. Una libra corrisponde a mezzo chilo circa, qualcosa di meno di mezzo chilo. Quindi 16.500 mezzi chili sarebbero come 8.250 chili, cioè 8 tonnellate. Non dovrebbe essere un carico particolarmente pesante, perché comunque sia questo bestione c'ha 500-600 cavalli. Pare c'è 505 cavalli questo qui. Beh ragazzi, guardiamoci un po' intorno, perché comunque sì, alla fine stiamo a girare per San Diego. Io perlomeno, almeno parlo per me, io non ci sono mai stato e quindi vale la pena di buttarcela un'occhiata. Comunque che il panorama sia differente da quelli solidi che troviamo su Euro Truck Simulator 2 è abbastanza palese. Ok, qui dobbiamo girare a destra, qui è bella stretta sta curva, mamma mia, dai, se la siamo cavata bene sostanzialmente. Qui il limite sale a 55 miglia, vi ricordo che stiamo giocando su World of Truck, quindi non possiamo comunque superare una certa velocità che, se non ho capito male, dovrebbe essere 65 miglia, credo, una cosa del genere. Ok, la prima cittadina a cui passiamo praticamente attraverso è Carlsbad, credo si pronunci così, non so come si dice. Ora, su Carlsbad ho trovato due cose fighissime. La prima, vabbè, innanzitutto è una cittadina abbastanza stile americano, cioè io l'America ovviamente l'ho vista solo nei film, nei telefilm, eccetera, però lo stile generale della cittadina è quello, insomma. Metto il cruise control così, insomma. Eccola l'uscita per Carlsbad. La prima delle cose carine che ho trovato è che dentro Carlsbad c'è un parco giochi della Lego, Legoland. Parco a tema, insomma, e da quello che ho visto dalle foto sembra veramente carino. La seconda cosa importante da dire su Carlsbad è che c'è la sede della Rage. Voi direte che è la Rage? Praticamente la Rage lavora insieme alla Rockstar Games, che è quella che tra le altre cose ha fatto GTA Online o Red Dead Redemption. E quindi diciamo che siccome è il gioco GTA Online da cui ho iniziato a lavorare sul canale, è una bella coincidenza, passa proprio nella sede di una delle aziende
che ci lavora insieme. Per il momento sta scorrendo tutto abbastanza liscio, pure troppo, che mi preoccupa. Nel frattempo qui stiamo passando vicino a Los Angeles, ma su Los Angeles ci faremo una puntata apposta quando ci passeremo proprio attraverso, insomma adesso ci passiamo di striscio, invece direi che merita abbastanza, insomma. Nel frattempo guardate che figata il sole in questo pezzo, cioè incredibile. Il livello di grafica e di bellezza di questo gioco è incredibile. Certo, il sole in faccia così rompe un po' le balle. Se non fa tutto il viaggio così. Step grades. 3 miglia davanti ci sta un step grades. Che non ho idea di che cacchio vuol dire. Comunque, da quello che ho capito, c'è una corsia apposta per i camion, quindi noi ce ne dobbiamo stare di qua. Ma questo non risolve il problema del... Ma perché volevo star centro allora? Step grades ancora davanti. Boh, non c'ho idea di che voglia dire. Forse vuol dire che c'è sta... ste salite e discese ripide. Non lo so. Allora, in America... non ci stanno tantissimi distributori sulle autostrade, diciamo, questa è un'autostrada, una superstrada, non so come si chiama, una freeway. Quindi dovremo uscire per fare rifornimento, soprattutto per dormire, perché il rifornimento in realtà non ci serve. Noi si fa manna bene il parcheggio questo qui. Noi so fa manna bene, lui no, invece tocca metterla molto proprio. Tocca riaddrizzarsi e mettersi al modino. Ah, ecco, qua io va bene. Bene, dormiamo qua che è meglio. Oh, sono le 7 di mattina e adesso si riparte. Qui ci sarà per sci, ci sarà per far manovra, spero. C'è parcheggio dei camion. Questo è il tipico motel proprio dei film comunque, Almeno del giorno vediamo, insomma, dove diavolo stiamo andando. Io ho come l'impressione che sto contro mano. Vabbè, non fa niente. Questa è la strada, giriamo da qua. Non vi è nessuno. Quel cartello si è vista brutta, ma non ce lo siamo caricato. Mamma mia ragazzi, ho fatto un liscio a quel Volvo clamoroso. Certo, il panorama è un tantino ripetitivo e desolante perché comunque non c'è niente, ma l'America è così. Ora, American Truck Simulator 2 non esiste. Perché questo è American Truck Simulator e basta. Volevo dire, American Truck Simulator non lo porterò sul canale tutte le settimane, lo troverete ogni tanto con episodi spot che sostituiranno per quella settimana quello di Euro Truck Simulator 2. Di base resto fedele a Euro Truck Simulator 2 perché comunque sia un gioco che mi piace tantissimo e mi piace di più guidare i camion che vedo tutti i giorni per strada in un contesto che più conosco di più, però questo c'ha il suo fascino e quindi ogni tanto lo porteremo magari per qualche evento speciale o qualcosa di particolare, insomma. Certo, in pratica si tratta di andare sempre dritti. Qui verrebbe sonno pure uno che si è fatto 2 litri di caffè praticamente.
ragazzi, questa davanti a noi, eccola qua. Welcome to Sacramento. Allora, Sacramento non è che ho trovato tantissime cose, però un paio di curiosità le riusciamo a trovare. Nel frattempo qui ci sono dei lavori. Sacramento si chiama così perché nasce sul fiume Sacramento. Appunto, non è che ci sia questa grande fantasia, insomma, sinceramente. È una città molto importante perché è la capitale dello stato della California. E ha avuto un ruolo fondamentale, o perlomeno importante, nel periodo della corsa all'oro, perché comunque sia si trovava in un punto importante per diligenze, treni, insomma, è molto legata al discorso della corsa all'oro. L'idea mia era un nome che mi riportava a una città molto vecchia. Invece, vi devo dire la verità, mamma mia, st'entrata è stata molto sportiva. Vi devo dire la verità che invece si tratta di una città molto moderna e anche molto bella. Inizia a averci il terrore che dovremmo andare a fare una consegna dentro una cava. Perché l'ultima volta ci sono stato un'eternità e quindi vorrei evitare. Te prende c'ha la residenza pure in America dentro una cava. Nel frattempo siamo arrivati a Truckee. Truckee deve il suo nome al capo indiano, al capo della tribù indiana che intorno al 1800 salvò un sacco di pionieri americani dai pericoli del posto, quindi gli diedero il nome di sto capo indiano. È una città con un aspetto molto suggestivo, perché comunque sia, qui ogni volta che guardo le foto sembra sempre di stare dentro un film, e quindi questo si è fermato, ci fa passare, grazie, gentilissimo. Oh, ecco la Bitumen, che praticamente è la stessa azienda che ha spedito il carico, quindi probabilmente dovevano spostare la ruspa da una sede all'altra. Poi questo parcheggio, malgrado sia meno professionale, è sicuramente più scenografico. Certo, questi sticacchio di scatoloni potevano mettere da un'altra parte, no? Olè. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto 576 miglia, ci abbiamo impiegato 57 minuti, abbiamo consumato 78 galloni di gasolio e abbiamo concluso il nostro primo contratto di World of Truck. Abbiamo guadagnato 32.382 dollari, insomma, in generale so un botto. Ho riscattato il codice su Steam che ci siamo guadagnati con questo viaggio dentro World of Truck di almeno 500 miglia e adesso andiamo a metterlo sul camion, mi pare anche giusto. 23.000 dollari, lì mortacci vostri, cioè mi sono fatto qua ammazzata, ne ho guadagnati 32.000 e mo 23 video da solo per... Vabbè, comunque la grafica è comunque molto carina, questa con le fiamme, poi insomma è iconico il fatto che richiami questo gioco di 18 anni fa, il primo gioco che hanno realizzato e che poi l'ha portati a realizzare alla fine American Truck Simulator e Euro Truck Simulator 2. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando, condividete. Lasciatemi qui un messaggio e ditemi se vi piace American Truck, se preferite questo o Euro Truck Simulator 2, perché comunque inizierò a portarlo sporadicamente sul canale. Non mi rimane che ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!